Una sconfitta amara, la debacle interna con il Palermo rischia di ridimensionare una stagione in cui per la prima volta la Pallanuoto Trieste ha accarezzato il sogno europeo. L'8-9 incassato alla Bianchi preclude di fatto i play-off scudetto. Lo scontro diretto per il quarto posto a 4 giornate dal termine ha allargato a 7 punti di distanza dalla terra promessa la posizione dei triestini in classifica. Questo mette praticamente fine alla corsa per il quarto posto, perché adesso i punti da recuperare sono decisamente troppi. È un peccato, abbiamo affrontato questa partita all'inizio bene, poi ci siamo innervositi e non siamo riusciti a tenere il gioco dalle nostre parti. E in effetti Trieste era partita con grande energia, rispondendo con Podgornik e Inaba alle incursioni di Del Basso, bene anche Mladosic e Capitan Petronio in una prima fase di partita che, nonostante l'equilibrio, vede un'inerzia appannaggio dei triestini, frutto di una difesa convincente e di un attacco in cui tutto funziona a dovere. A seguire Podgornik prima e Petronio poi portano per 2 volte in vantaggio Trieste. Poi la partita si fa più sporca e fisica. Giorgetti e Uper fanno la differenza per i siciliani mentre iniziano a fioccare le espulsioni in una gara spezzettata dai fischi arbitrali in un clima incandescente. Il 7-9 appare quasi un'ipoteca visto il ritmo finale ed è mezza roba a chiudere le marcature di una serata deludente. Ora, per qualificarsi all'Eurocup della prossima stagione, la corsa è per la quinta piazza, ancora una volta con di mezzo la bestia nera di sempre, il Savona.